Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Ci ha contattato la società Vux Home, una società di nazionalità cinese che produce parecchi prodotti per la smart home e mi ha proposto di provare questo nuovo prodotto che uscirà proprio oggi quando esce il video, quindi avrete la possibilità di ordinarlo. Ed è un prodotto che ha le caratteristiche del più blasonato, passatemi il termine, Sensibo, quindi un prodotto dedicato al remotare il nostro climatizzatore di casa, con la possibilità poi dell'apprendimento automatico, quindi tutta una serie di peculiarità che rendono questo prodotto semplice da utilizzare, innovativo e con un prezzo accessibile a tutti. Io direi di andare a vedere cosa c'è nella confezione e poi lo andiamo ad installare e traiamo un po' di conclusioni. Facciamo l'unboxing del prodotto. All'interno troviamo una chiavetta per poter resettare il prodotto, poi vi farò vedere nello specifico dove si trova la fessura per il reset, il cavo di alimentazione USB-C, USB normale, più o meno lungo un metro e mezzo, l'alimentatore, cosa che mi colpisce molto e secondo me denota da parte della società un'attenzione particolare per il cliente. Qui c'è una piastra semirigida con al dietro un adesivo della 3M e poi abbiamo il prodotto, l'unità principale, parlavamo del reset da questa parte, nella parte posteriore troviamo l'alloggiamento per il cavo e l'ingresso per l'USB-C, il piedistallo, quindi possiamo anche decidere di collegarlo magneticamente al suo piedistallo e il tutto poi andarlo ad appoggiare su un mobile piuttosto che. Questa cosa mi piace molto perché non sempre c'è la possibilità di poter fissare al muro il dispositivo. Adesso questo sicuramente mi può servire se voglio collegarlo ad esempio su un mobile antistante il mio climatizzatore e quindi mettendo questo con l'adesivo dopodiché andrò a fissare il mio prodotto magneticamente e mi rimarrà in posizione. Altra cosa che c'è all'interno della confezione è il manuale, che è anche in italiano. Poche istruzioni, semplici, e infatti la prima cosa che ci dice di fare è andare ad installare l'applicazione Vux Home. Quindi scarichiamo la app e ci rivediamo dopo. Siamo nella pagina per poter scaricare l'applicazione. Clicchiamo intanto Tieni, scarichiamo l'app e ci vediamo dopo. Mentre sta scaricando l'applicazione andiamo a togliere la pellicola dal dispositivo. Questo è come si presenta il display una volta tolta la pellicola, dalla temperatura che rileva e il tasso di umidità. Sta lampeggiando il wifi perché naturalmente va ancora abbinato. Facciamo apri intanto sull'applicazione Vux, consentiamo invio delle notifiche da parte della società presso sul nostro cellulare, qui diamo le soliti assensi, creiamo un nuovo account e ci rivediamo dopo. La creazione dell'account è la solita, si inserisce la mail, viene inviato un codice di sicurezza sulla vostra mail e ci troviamo in questa schermata, diamo il continua, vuole utilizzare il Bluetooth, diamo ok e qui siamo alle solite. Le applicazioni ormai sono tutte uguali per quanto riguarda la smart home, facciamo aggiungi dispositivo o da qui o dal più in alto a destra, vuole la localizzazione, una volta allontanato da casa mi dirà che è inutile tenere acceso magari il climatizzatore e quindi di spegnerlo, tutta una serie di informazioni per comunque poter risparmiare. Qui diamo il consenti solo quando utilizzo l'app. Nel menu che ci propone andiamo su Control e poi clicchiamo su R7246. Lo selezioniamo, ci dice di tenere premuto il tasto reset per 5 secondi, quindi andiamo ad estrarre la famosa chiavettina che vi dicevo prima, la inseriamo nel suo alloggiamento, premiamo, si sente un click, inizia a lampeggiare l'indicatore del wifi, non c'è nessuna spia, però penso che imputi il lampeggio a quell'indicazione wifi, quindi diamo ok, andiamo avanti, inseriamo la password del wifi e ci rivediamo dopo. La cosa che veramente mi rende felice è che al primo tentativo, durato veramente pochi secondi dopo aver inserito la password del wifi, il prodotto è stato trovato e questo veramente mi rende entusiasta perché memoria di tutti gli altri dispositivi che con questa stessa procedura lo dovevi rifare 6-7 volte, vabbè, lasciamo perdere. Allora, qui come al solito possiamo rinominare il nostro dispositivo perché chiamarlo R7246 e bla 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 non mi sembra assolutamente il caso, lo chiamiamo banalmente climatizzatore, diamo fatto e qui fatto.
In questo momento segna una temperatura di 22,9 gradi, il 62,9% di umidità, quindi adesso andiamo ad aggiungere l'elettrodomestico. Si tratta di aria condizionata, è un telecomando della Panasonic, quindi gli diciamo che con lo schermo, qui ci chiede il marchio, quindi andiamo a digitare Panasonic, selezioniamo la marca, adesso dice di attendere il segnale. Teoricamente ha trovato il prodotto e lo ha già registrato. Come avete visto, proprio ho fatto in diretta, ho cliccato con il tasto di accensione e spegnimento verso il dispositivo e mi è comparso questa schermata che adesso mi darà la possibilità di andare a fare il test se accende e spegne. Infatti dice di premere i seguenti tre pulsanti e verificare se l'apparecchio funziona. Ci dice di provare a premere il tasto di accensione e spegnimento. Come vedete funziona, l'ho premuto qui sul cellulare perché compare un telecomando. Facciamo la prova anche dell'accensione di nuovo. Si è acceso nuovamente. Sta prendendo tutti i tasti che sto utilizzando. Bene, io quindi direi che si può premere sul tasto che il prodotto funziona. Quindi ve lo faccio vedere direttamente qui. Facciamo lavorando, qui possiamo rinominare nuovamente il prodotto, lo chiamiamo come dicevamo prima climatizzatore e facciamo salva. Fatta questa procedura non ci resta che andare a scaricare la skill sulla app del nostro assistente vocale, skill e giochi, andiamo a cercare Vux, eccola qua, Vux Home, abilita l'uso. E l'account è collegato, viene fuori anche il pop-up che è stato collegato l'account, quindi adesso avremo la possibilità di poter comandare il nostro climatizzatore anche vocalmente con il nostro assistente vocale. Vediamo un po' come è fatta l'applicazione. Nella home page dell'applicazione, quindi torniamo indietro, c'è il dispositivo che ha trovato. Andiamo a cliccarci sopra, entriamo nel dettaglio, qui c'è il controllo con il nostro dispositivo, il climatizzatore, qui c'è un grafico che verrà naturalmente monitorato più utilizzandolo quotidianamente, qui ci sono delle automazioni che si possono impostare per poter utilizzare al meglio il nostro dispositivo e il collocamento, allarme temperatura umidità e l'unità di temperatura, qui si imposta naturalmente in gradi centigradi, l'allarme di temperatura umidità. In questo caso è molto comodo se io voglio che scatti automaticamente si accenda automaticamente il mio climatizzatore, quindi andrò ad impostare un allarme di temperatura dove gli dico che se la temperatura esce da questi range di accendere la pompa di calore o il climatizzatore per rinfrescare l'ambiente. Stessa cosa per quanto riguarda l'umidità. In questo momento, come potete vedere, è impostato su off, quindi non funzionante, basterà accenderlo e c'è la possibilità di muovere qui la leva, utilizzare il più e il meno. Posso andare dal freddo al caldo, ottima anche la cosa che cambia l'indicazione del colore. Qui quando metto la pompa di calore, qui automatico, deumidificatore e qui è quando vado sulla... sentite la vibrazione, qui è quando vado sul impostare il climatizzatore sul freddo, l'automatico e l'aggiustamento dell'oscillazione delle palette. E queste sono le impostazioni dall'applicazione. Adesso non ci resta che fare la prova. Accendi climatizzatore. Alza temperatura climatizzatore. Il condizionatore è impostato su 20. Tiriamo le conclusioni. Prodotto ben fatto, le plastiche mi soddisfano, l'idea di dare il supporto magnetico è davvero eccezionale, mi dà la possibilità di poterlo appoggiare ovunque e soprattutto anche quel piccolo magnete con dietro l'adesivo della 3M mi dà la possibilità di poterlo attaccare ovunque senza dover bucare mobili, muri, il Fisher tira fuori il trapano, insomma una comodità incredibile. Altra cosa che mi ha colpito, l'alimentatore. Sembrerà una bazzecola, ma trovare all'interno già l'alimentatore suo dedicato è veramente tanta roba, perché tanti prodotti, ve lo dico per esperienza, non danno questo alimentatore, quindi poi te lo devi andare a cercare, se non va bene non alimenta adeguatamente il prodotto e magari potrebbe capitare che alcune funzioni non vengano fatte al meglio. Altra cosa importante è stata la configurazione del prodotto, velocissima, una volta inserita la password del modem
un giro di 10-12 secondi mi ha configurato questo prodotto. Vi posso garantire che tutti quelli che ho configurato, la maggior parte avevano difficoltà, ho dovuto rifare la procedura più e più volte. Anche il trovare il prodotto, ho inserito la marca del mio climatizzatore, ho premuto il tasto di accensione e spegnimento verso il IR Smart e l'ho trovato immediatamente. Fatto il test, il gioco è fatto. Quindi, per un prodotto che costa 51 euro circa ed esce oggi qui in Italia il 7 maggio 2024, TuttoTech ha avuto la possibilità di poterlo avere qualche giorno prima, testarlo, divertirsi un po' e provare a vedere come erano le sue peculiarità. Quindi, in maniera molto convinta, vi consiglio questo prodotto. Ci sono tanti altri concorrenti che magari fanno qualcosina in più. A livello vocale devo capire, perché forse andranno attivate un po' di routine per poter fare tante altre cose, però vi devo dire che a questo prezzo è davvero qualcosa di eccezionale, anche perché poi può remotare tanti altri prodotti. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter effettuare l'acquisto e io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!